Allora, sono particolarmente contento di annunciare che a Messina inizieremo due corsi di chef salutistico e particolarmente orgoglioso per quello che è stato il risultato complessivo della Fondazione TS Albatros, che con i 5 progetti presentati è stato valutato tra i migliori in Sicilia. Noi attiveremo, oltre che i due corsi su Messina, ripeto, chef salutistico, attiveremo un corso su Patti e un corso su Giarre nei percorsi enogastronomici, quindi dedicato al territorio, e uno sulle filiere dell'agroalimentare a Modica. Quindi complessivamente avvieremo 5 corsi. Sono soddisfatto in modo particolare per i due corsi su Messina quale chef salutistico, in quanto questi due corsi affrontano delle problematiche ormai presenti in molte famiglie, che è quello delle intolleranze alimentari. Quindi, partendo da quello che è la base dei nostri progetti, che riguarda sostanzialmente e principalmente lo studio delle filiere dell'agroalimentare, ogni corso ha la sua curvatura. La curvatura del corso su Messina è quello di chef salutistico, e quindi di un esperto che possa in cucina, attraverso uno studio delle materie prime, poi poter presentare quei cibi che possano incontrare il gusto delle persone che hanno dei problemi dal punto di vista delle intolleranze. La nostra è una fondazione pubblica del Ministero della Pubblica Istruzione, è una fondazione che ha come partners moltissime aziende del territorio, e i due progetti, in generale tutti i nostri progetti, hanno una durata di 2 anni per 2000 ore, ma la caratteristica fondamentale è quella che i nostri progetti hanno una fortissima caratteristica dal punto di vista pratico, perché gran parte delle nostre lezioni vengono svolte nei laboratori, e poi c'è più del 50% delle attività che vengono svolte in stage residenziale presso le aziende. Noi rilasciamo un titolo di studio che è l'EQF5, che è un gradino sotto l'EQF6, che è la laurea triennale che rilascia l'università. Il corso c'è l'obbligatorietà della frequenza e ripeto, la caratteristica fondamentale è quello di questo rapporto molto stretto con le aziende, quindi che mette in contatto l'allievo con l'azienda, e quindi da un lato l'azienda conosce il nostro allievo che già ha fatto uno studio teorico, e dall'altro l'allievo comincia a respirare quello che vuol dire stare in un'azienda. Noi abbiamo un successo a livello nazionale ma anche locale che supera il 90% delle assunzioni al termine del percorso, e il motivo per una percentuale così alta è sicuramente il fatto che i nostri allievi, oltre ad avere una preparazione teorica molto forte, hanno una forte preparazione nei laboratori, ma secondo me diventa determinante il fatto di entrare in azienda per più del 50% del corso. Abbiamo iniziato da poco le iscrizioni, quindi chiunque sia interessato si può collegare al nostro portale, dove già è pubblicata la domanda, ma oltre alla domanda c'è il piano di studi e tutti quelli che sono gli obblighi. Un'ultima cosa: i nostri corsi sono completamente gratuiti, i nostri allievi vanno in Italia e all'estero in attività di stage completamente gratuito, vengono dotati di un tablet dove i nostri docenti inseriscono le lezioni, quindi non ci sono né costi per l'iscrizione né costi per la frequenza, e tutte le attività vengono rese gratuitamente dalla fondazione. E non si parla solo di cucina, ma fate anche corsi come il Trinity e le CDL? Sì, allora un'altra caratteristica dei nostri percorsi, sempre nell'ambito di quella che è la gratuità di qualsiasi attività viene svolta, è che all'interno dei nostri percorsi, oltre le certificazioni di settore, e quindi nel settore delle filiere agroalimentare e quindi specificatamente dell'alimentare, i nostri allievi hanno una forte connotazione anche dal punto di vista linguistico, quindi acquisiranno sempre a spese della fondazione le certificazioni sia linguistica Trinity che quella informatica che è le CDL.